che cos'è? Come? Avevo già preoccupato. Che è successo? Avevo preoccupato, scrivi, piacere, facciamo un messaggio, lo mettiamo in bacheca. In dato odierno? Dato odierno. Tutti i carabinieri. Carabinieri. Che desiderano. Desiderano. Partecipare. Desiderano partecipare al funerale di un proprio caro. Sono pregati di comunicarlo al maresciallo. Sciallo. Con almeno 10 giorni di anticipo. Come, ma scusa, 10 giorni? 15 giorni, maresciallo. Un mese, metto un mese di anticipo. Oh sì, un mese. Ma? Signora, allora, sono 120 euro. Che cosa? Brigadino, scusate, ragioniamo. Cioè, dove diamo? Che dopo tutto sono solo passato col rosso, non è che... Solo passato col rosso? E che cosa voleva fare di più? Sono 120 euro e 6 punti. Perché mi ha dato pure i punti? Com'è? Da un mese. Se arriva a 20 punti, regaliamo una bella bicicletta. La bicicletta? La dovevo comprare al bambino, che bella cosa. Approfitti, mo che mo scade la promozione. Ve lo dico a mio marito. Quando ci trovi, si ferma sempre al rosso. Dico, basta, che ti deve vedere. Quello che stiamo a fare, dobbiamo incentivare qua la clientela. Sì, no, ma infatti la bicicletta è meglio del monopattino. Ci mette il monopattino. Sì, sì, sì. Sono rimaste 3 biciclette. Sono 3 biciclette, hai visto? Ma non corsi, ho fatto in tempo. Mi raccomando, queste operazioni ci tengo. Dobbiamo arrivare nello stesso momento. Sì. Il posto qual è, la via? Dunque, via dei 1047. Sincronizziamo gli orologi. Sì. A me fare 17. 17. 10 minuti. 10 minuti. 14 secondi. No, 15. No, 16. 17. 18. 19. 20. No, 21. No, 22. No, 23. 24. 25. 36. 37. No, 38. No, 39. No, 40. Olè. 41. E ancora qua stanno. Che c'è? Stiamo sincronizzando gli orologi, non ci troviamo. E come mai? Come mai? E che ne c'è? Non c'è l'orologio. Certo. Sincronizziamo. A me fa le 17, 24 minuti e 7 secondi. No, 8. 9, qual è? 10. No, 11. Discussione. C'è successo. E stiamo sincronizzando l'orologio, l'avete l'orologio? Come no? E non ci troviamo quei secondi. No. Come? Scusate, a me fa le 17, 23 minuti, sì. Vedete, e sì. 40 secondi. No, 41. 42. 43. No, 44. No, no, 45. No, 45. 46. No, 60. No, 1, vedi, mo puoi passare. 2. 63. No, 64. 2, 63. 63. E cambiamo il ruolo. E l'altro è collega. Che è successo? Che è successo? Si è fermata la macchina. Hai controllato le spie? Oddio. Dici che mi stanno seguendo? Tutto è possibile. Carino. E sono gli asini, eh? Sì. Scrivi, due asini, ci sono due asini. Che c'è? Perché? Oh, sono due. Colleghi, molto pensando, che, mo che i nostri colleghi leggono qua, vengono due asini e pensano che... Che siamo noi. Cancella, hai ragione, tu hai sempre ragione. Cioè, giustamente, cioè, proprio come se li mettessi in bocca... Allora scrivi,
Oltre. Aspetta, allora abbiamo trovato. Oltre. Oltre. A noi due. A noi due. Anche. Anche. Altri due asini. Altri due asini. A parte. Così si capisce. Ma cioè, distinguiamole che ce ne. Tu pensi che siamo noi. No, va bene. Devo correre, chiedo scusa, perché devo andare a trovare un collega che è morto. Marisa, nel cimitero non ci sta nessuno. No, non è possibile, stanno i miei colleghi, sicuramente da salutare pure loro. Non ci sono i suoi colleghi, non c'è nessuno. Come? Sono venuta io, ma di là. Ma non è possibile, è morto il maresciallo Tusi. Maresciallo Tusi? Sì. Ma si è incontrato io stamattina la moglie al supermercato, normale, tranquillo. No, non è possibile, è morto. Guardami, segui la bianca, ho incontrato la moglie, sta normale, tranquilla. Ma scusa, c'è scritto sul giornale pure. Tu sa scrivere? Che è in prima pagina, eh? Gravissimo incidente stradale. Due feriti, tre morti, quattro contusi. Quattro contusi. Ma devo andare, sta male. No, vieni con me, Maricella, andiamo al bar. Perché non fate tempo a funerare. E mi fa girare come fossi una bambola. Cara signorina, non può stare qua. Vedi, brigadiere, che io non sono signorina, me. Caro signorino, non può stare qua. E dal, brigadiere, io non sono né signorina né signorino, ma mi si veste a me. Io sono un trans. Beh, da qua te ne devi andare, forza. E perché? E qua c'è il divieto di trans. Ah, sì? Sì. Vai. Avete un poco. Ciao Rossi. Collega. Ehi, maresciallo Fusco. Ehi, Rossi. Ma fate l'esame del sangue? Come le ho fatto? Com'è andata? Malissimo. Malissimo? E per forza. Penso di essere stato bocciato. Bocciato? E il risultato? RH negativo. Vabbè, allora sei negativo, bocciato. Ma scuola uno studio. Oh, ma che fine ha fatto l'appuntato Faldone? E quel si sarà perso in mezzo alle carte come sempre. Faldone. Vabbè, va. Ehi, buon lavoro, collega. Ciao, grazie Rossi, ciao. Ieri sera che hai fatto? Hai lavorato? Sì, ieri sì. Ah sì, ma dove stavi? Dove sei andato? Ieri ci hanno mandato... alla mostra dei cani sono stato. Ah sì, stavi dibattuti alla mostra dei cani? Sì. Io ma guardo un po'. Beh, chi c'era? Quattro gatti. Devi andare qua, collega. Che c'è? Ma dove si trova il Camerun? Il Camerun? Tra la cucina e il bagno. Andiamo. Vedi che razzo di rapporto, guarda. A certi colleghi devi stare a spiegare tutto. Ah. Io, guarda, sono sempre stato dell'avviso, credimi, esistono due categorie di carabinieri, secondo me. Cioè? Ci sono i carabinieri, voglio dire, quelli come... Vabbè, intelligenti, dai. Non lo volevo dire, ma... fa nessuno, quelli intelligenti. E poi, diciamo la verità, ci sono anche quelli proprio... Dove vai? E hanno bussato. E vado io. Chi è? Certe volte ti cade proprio le tegole addosso. Ah, capito, ma i colleghi, amici, che stanno a fare? La mia ex fidanzata, forse non la conoscete neanche, mi ha chiesto di riconoscere il figlio. E me? Tu me? Come faccio a riconoscerlo se non l'ho mai visto? Che c'è? Boh, c'ha ragione. Che stai facendo? Mi sto suicidando, non si vede. Certo, ma perché? Perché basta, mi hanno cacciato all'arma, non è giusto. Non è giusto che mi hanno cacciato all'arma. Non mi rimane che suicidarmi. Io lascio, l'avrei fatta. Sinceramente, pure io sei. Lasciatemi solo, per piacere.
E com'è? Ti vuoi impiccare e mettere la corda attorno alla pancia? Per piacere, collega, su queste cose non bisogna scherzare. Scusa, appuntato. Che c'è? Di prassi, se ti vuoi suicidare. La corda te la devi mettere al collo. Quando siete... Sì, proprio carabinieri, sì. L'ho messa vicino al collo. Me? Non riuscivo a respirare. Il livido qua. Si deve sentire comodo. Scusi, non è che può fare. Come? Parliamo di cose serie. L'aspe scrive da caffè. Ho mandato mio marito. Amore! Ah, buono, ecco. Abbiamo fatto? Alla grande, preso alla tutto? Grande. Però la prossima volta date voi, eh. Ci hai preso le gallette? Stanno qui. Per cercare le gallette. E perché? E non c'erano, sono... Prugne? Le prugne. Le prugne le ho prese. Bravo. Vai. Vabbè, sì, e all'amore tuo, l'insalata l'hai comprata? E come? Ti conosco, tesoro. Bravo, grazie. E ho preso per tutti quanti, eh? Voilà, le coca, eh? Elefante. Ma sta là?